C'è un accordo con la società tra la città di Teramo e la Bonolis che veramente ci riempie di orgoglio e l'abbiamo trovata anche subito con molta facilità. Mi faccio una domanda da solo, ma perché solo quest'anno e non lo scorso anno? Perché lo scorso anno siamo partiti molto in ritardo. Loro giustamente avevano delle date, per loro la data tra virgolette del 30 giugno è una data molto importante perché devono riorganizzare, già si sono riorganizzati, ma comunque devono riorganizzare tutte le attività del settore giovanile e noi al 30 di giugno non eravamo neanche ancora pronti per poter fare la nuova società. Quindi un pochettino abbiamo parlato, poi siccome parliamo di un progetto anche a lunga scadenza, un progetto importante. Avevamo bisogno anche un pochettino di tempo per comprenderlo bene, per capirlo bene, però con la soddisfazione credo di tutti, almeno sicuramente da parte città di Teramo, ci siamo rincontrati quest'anno con tutti quanti con le idee molto chiare. Credo che è bastato veramente qualche secondo per chiarire alcuni aspetti, ma sono più che altro tecnicismi. E tutto è scivolato via velocemente e oggi siamo qui con veramente con tantissima soddisfazione ad annunciare questo binomio tra Città di Teramo e FC Bonolis. L'anno scorso forse i tempi non coincidevano nel poter arrivare a un accordo, in quanto noi avevamo bisogno di tempi molto brevi, perché in ogni caso, così come oggi il Teramo sta lavorando con tempi brevi per alcune cose, noi le avevamo l'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso non riuscimmo a trovare una formula. Quest'anno, come ha detto Filippo, tramite un incontro occasionale da parte del sottoscritto con Enzo Montani, che ringrazio perché per quanto riguarda il sottoscritto, Luca Di Domenico e la Bonolis, è sempre un piacere e un onore poter affiancare un marchio al Teramo, al Città di Teramo, alla Teramo Calcio, perché stiamo parlando della stessa identica cosa. E quest'anno in ogni caso è stato un accordo basato su un unico obiettivo, quello in ogni caso di fare qualcosa di straordinario per i ragazzi di Teramo e per la città di Teramo, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il settore giovanile del Teramo e la scuola calcio della Bonolis. Quindi l'obiettivo di valorizzare entrambe le società, ma soprattutto l'obiettivo di valorizzare il territorio e quindi i ragazzi del territorio. Da parte mia, da parte della Bonolis, quindi da parte di Luca, un enorme ringraziamento alla società Città di Teramo, rappresentata da Filippo D'Antonio, da Antonio Paluzzi e da Romolo De Baptistis. Un ringraziamento personale all'avvocato Carlo Fedele che ci ha seguito in questo percorso, perché secondo me in queste situazioni abbiamo fatto bene, io e Filippo ci siamo completamente defilati perché erano aspetti tecnici che dovevano essere curati da Antonio Paluzzi e da Carlo Fedele. No, allora noi faremo le categorie piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti e primo anno di settore giovanile fino all'under 14 comprese. Una volta terminato quel percorso, yes. Pulcini, esordienti e under 14, che sarebbe il primo anno. Attività di scuola calcio. La Bonolis porta ogni anno circa dai 30 ai 50 ragazzi su quell'ultimo step, dove c'è già un gruppo selezionato e un gruppo che sta continuando a lavorare. Sarà compito del Teramo selezionare e individuare già sui selezionati eventuali altri ragazzi. Sicuramente quello che la Bonolis deve garantire al Teramo è che arrivino delle squadre competitive, se no la Bonolis perde tempo e la Teramo Calcio perde tempo. Praticamente la Bonolis metterà a disposizione l'impianto per le partite del settore giovanile, ovviamente alternate con quelle della Bonolis, sempre con la finalità Teramo Calcio, quindi potrà disputare due partite ogni fine settimana. E per quanto riguarda invece l'impianto, noi già avevamo accordi con l'impianto della CONA, dove svolgevamo attività di settore giovanile, che libereremo a favore del Città di Teramo affinché loro possano avere già una struttura fissa per poter svolgere gli allenamenti. Quello che facciamo noi come Bonolis, perché noi non riuscivamo a contenere nell'impianto Acquavia settore giovanile scuola calcio. Quest'anno noi avevamo circa 450 ragazzi. 350 li gestiamo tra il centro Interamnia, tra l'Interamnia Sport Village e l'Acquaviva. 100 i settori giovani non li gestiamo a prescindere sulla CONA perché hanno bisogno di esigenze diverse che all'Acquaviva non potevamo garantire neanche l'anno scorso.
ci sta.